Grazie Presidente, sono contenta del fatto che il Sindaco sia anche rientrato in aula perché gran parte del mio intervento in realtà sarà rivolto a lei, proprio perché, come ha detto l'assessore Passoni, il 2012 è stato effettivamente un anno drammatico. Però, signor Sindaco, penso che dobbiamo ricordare che il tutto è iniziato quando lei, quel 29 di dicembre, durante la tradizionale conferenza stampa, aveva annunciato allora con toni, direi posso dire in pompa magna, che Torino sarebbe uscita dal patto di stabilità e questo è avvenuto in perfetta solitudine e senza essersi consultato con il Consiglio Comunale. Da lì ha fatto seguito un anno molto difficile per i torinesi, per la macchina comunale, per noi consiglieri e immagino per lei, signor Sindaco, e anche la sua giunta. E quindi penso che questo 2012 lo ricorderemo tutti per questo. Ne avevamo discusso in quest'Aula circa un anno fa, quando abbiamo affrontato il bilancio previsionale. Erano tre i presupposti su cui si muoveva il bilancio 2012 e su cui effettivamente si è mosso. Il primo, la riduzione della spesa corrente, cioè tagli. Il secondo, la dismissione delle quote partecipate, delle società partecipate, cioè la progressiva alienazione del patrimonio della città. E il terzo, il massimo sfruttamento delle voci di entrata, a cominciare dai tributi locali, cioè l'aumento della pressione fiscale sui cittadini. Tre presupposti per realizzare tre obiettivi, che anche l'assessore Passoni ha ricordato nel suo intervento. Il rientro nel patto, la riduzione parziale dei famosi 3,3 miliardi di euro a cui vanno aggiunti i residui passivi per arrivare a circa 4 miliardi e mezzo, almeno questa è la situazione da cui partivamo, e la maggior sicurezza dei conti, con un bilancio che si basa per quanto concerne le spese correnti, ad eccezione dei circa 40 milioni per quest'anno che compensano il mancato trasferimento da Roma come sanzione del patto di stabilità, sulle sole entrate ordinarie. L'assoluta necessità, divenuta praticamente un dogma nel 2012, di dover rientrare nel patto entro dicembre, ha fatto sì che i lavori dell'Aula fossero fortemente condizionati e che l'affanno, l'urgenza e forse anche la paura abbiano spinto sovente la sua giunta a sottoporre al Consiglio e quindi indirettamente anche a tutti i cittadini torinesi provvedimenti molto complessi da approvare in tempo e molto rapidi, pochi giorni, impedendo di fatto l'esame approfondito delle questioni. Le modifiche di statuto, con tutti i vari complicatissimi passaggi per la vendita di Saga, TRM, Amiat, passando per le forzature su GTT e farmacie comunali, non andate poi a buon fine. La nota vicenda Continassa, la cartolarizzazione per compensare le vendite del patrimonio che non si sono realizzate durante l'anno, sono solo alcuni passaggi delle delibere approvate da quest'Aula e che hanno effettivamente garantito la realizzazione di quelle risorse necessarie per entrare nel patto. Obiettivi effettivamente raggiunti, ma a che prezzo? Sappiamo tutti, lo ha detto sempre l'assessore Passoni, che siamo in un contesto economico, politico, sociale unico. Sappiamo tutti che mancano le risorse, sia in termini di liquidità per far fronte agli impegni già sostenuti, sia in termini di disponibilità di risorse in senso assoluto per finanziare non solo la spesa corrente, bensì anche quella in conto capitale. Si parlò anche di questo in sede di discussione di previsionale. 280 milioni di investimenti già allora a quest'Aula erano sembrati pochi. Direi quindi che non è necessario commentare un numero che si commenta da solo. A fronte delle cessioni realizzatosi per evidenti vincoli di impossibilità di indebitamento, la città di investimenti non ha realizzato nemmeno la metà di quei 280, attestandosi a circa 123. Poi sappiamo tutti che questo bilancio si porta dietro un macigno di circa 1,4 miliardi di euro di residui attivi, che con un'inversione di tendenza la città sta iniziando finalmente ad abbattere, iniziato nel 2011 e continuato nel 2012. Però non dimentichiamoci che questo è un bilancio che ha retto anche grazie ai sacrifici dei cittadini, che hanno adempiuto ai loro doveri pagando le imposte locali come l'IMU e la TARSU, ha retto grazie ai sacrifici dei dipendenti di questa macchina, che non si sono tirati indietro di fronte agli interventi effettuati sul personale, ha retto grazie alla vendita, io preferisco chiamarla svendita, ma ovviamente opinabile, come ha già detto in altre occasioni, delle nostre partecipate, vendute con stock altissimi di debito, accumulato negli anni. Ed infine, signor Sindaco, è un bilancio che si è tenuto in piedi grazie alla riduzione delle spese derivanti da tagli di servizi. Caro signor Sindaco, è pur vero che le risorse disponibili sono diminuite e non è di certo per sua responsabilità e non gliene faccio una colpa. Però a mio avviso lei ha fatto un grande errore e continua a farlo. Continua a dipingere ai torinesi una città che non c'è. Le chiedo cortesemente, come ha fatto più volte, può smettere di dire ai cittadini, alle mamme, ai papà, ai minori in difficoltà, agli utenti del servizio di trasporto pubblico che i servizi non sono stati tagliati? Come ben sa, il consuntivo è passato a tutte le commissioni competenti per materia, dove è stato analizzato, e lo dico con rammarico perché di fatto, a mio avviso, non è stato dato il tempo sufficiente per fare un'analisi puntuale, ma non entro ora nel metodo adottato perché sarebbe un capitolo a parte. Però le faccio un esempio di cui abbiamo discusso in commissione con l'assessore Pellegrino pochi giorni fa.
Sul fondo di funzionamento per il materiale ludico didattico e igienico-sanitario c'è stata una contrazione del 72% delle risorse. Su materiale di consumo, materiale necessario per le pulizie delle scuole di infanzia statali e dell'obbligo, c'è stata una riduzione di oltre il 66% rispetto all'anno precedente. Come si fa a non parlare di tagli? I genitori hanno sopperito in prima persona e le dice che i tagli non ci sono stati? Oppure le faccio un altro esempio semplice, la riduzione delle linee pubbliche e dei passaggi sul territorio nonostante l'aumento dei biglietti. O ancora il taglio sull'acquisto dei libri per le biblioteche di cui si è discusso in Commissione Cultura, quello che dovrebbe essere il primo livello di accessibilità alla cultura per i cittadini. E l'elenco potrebbe essere ancora lungo. Quindi le pongo la domanda, veramente secondo lei non è cambiato nulla? Piuttosto dica che a fronte della situazione di risorse ridotte sono state fatte delle scelte politiche che i cittadini valuteranno su dove fare effettivamente questi tagli, ma non continua a negare l'evidenza. Dica che avete preferito investire su grandi eventi quali il Jazz Festival, a discapito della cultura locale. Dica che avete preferito mantenere lo stipendio del suo portavoce invece di ridurlo. Non ci dica che i soldi li ha trovati dagli sponsor, che questi sono privati, le solite storie. Si tratta di scelte politiche che lei legittimamente ha fatto, ma che noi in parte non condividiamo altrettanto legittimamente. E per quanto concerne le sue deleghe alle politiche giovanili, le ricordo anche qui, come ho fatto in commissione, che sarebbe a mio avviso opportuno tornare ad una gestione centralizzata e fare un passo indietro rispetto a quello spezzatino che è stato messo in atto a cui hanno sopperito i dirigenti del settore. Sono passati quasi 2 anni ed è giunto il momento di fare una riflessione ampia sulla base dei 2 consuntivi in tempi utili, prima dell'approvazione del previsionale 2013, per non trovarci poi, come spesso accade e spesso accaduto soprattutto nel 2012, a dover giustificare il mantenimento dello status quo per motivi di tempo.